tecniche di difesa che riguardano appunto la self-defense femminile, ci sono alcune tecniche base che abbiamo visto su degli attacchi da dietro, queste sono difesa da attacchi di calcio. Anche questo appunto è un'altra variante su un attacco di calcio frontale. Qui ritorniamo all'antiaggressione femminile su una minaccia da coltello. Abbiamo un attacco frontale di bastone. Attacco su difesa femminile sempre di bastone. Abbiamo un attacco di coltello su uno slash. Attacco sul pugno frontale. Abbiamo visto che tecniche di attacco e di difesa possono essere molte, molte diverse, molto praticato dagli uomini, però è anche molto utile per le donne. Assolutamente sì, diciamo che questa disciplina dà la possibilità a tutti, partendo dai bambini fino alle persone anziane, di avere la possibilità di potersi difendere, di avere comunque uno strumento che permetta in qualche modo di uscire da una situazione di aggressione. È molto praticato anche dalle donne perché diciamo che nella peculiarità di questo sistema non c'è, non si bada molto alla coreografia ma alla sostanza. La praticità, l'utilità, esatto, del sistema. È di derivazione, è nato in Israele, quindi viene utilizzato quotidianamente nei reparti speciali, nei reparti d'elite, e da lì è stato estratto il programma civile che viene insegnato in tutta Europa e nel resto del mondo. Nella sua essenza c'è appunto la risoluzione del problema nel minor tempo possibile, con l'obiettivo di poter fuggire, quindi ritornare a casa sani. Vediamo ancora un'ultima tecnica.